Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. Allora continuiamo per ora con queste rasature con prodotti diciamo quasi vintage, ma per modo di dire scherzando tra di noi. Intanto ringrazio i tanti, devo dire tra virgolette, ma non mi aspettavo, devo dire questo, che hanno contribuito con donazioni e siamo arrivati quasi a una quarantina di euro. Scade perché c'è una scadenza fra 10 giorni e vedremo quanto abbiamo raccolto. Anzi, io vi chiedo già quale set, io metterò ovviamente del mio, quale set vorreste che io acquistassi con i soldi ricavati da queste donazioni e da queste cose. Quindi tutto trasparente. Fatemi anche una delle richieste, magari chi prende più voti vincerà. Quale set vorreste provare? Ovviamente contando un budget sui 40-50 euro, così, questo è un po' il discorso. O magari set più, meno cari, non lo so. Al momento siamo sui più o meno 35 euro, se non ho memoria, ma magari anche qualcosa di più. Con in più io che metterò ovviamente una mia parte, quindi almeno fra 10 giorni un set, se non due, riusciremo a prenderli. Ditemi cosa vorreste vedere, quindi come promesso. Oggi andiamo invece di una rasatura vintage. Allora, questo è un sapone che ovviamente anche per la caratteristica della profumazione, poi oggi fa fresco in montagna, ha almeno 5 anni, credo. Eccolo qua, Donato. Ciao Donato, con il suo legno di sandalo. Legno di sandalo artigianale con i licheni islandesi. Eccolo qua. Primissima formula, mi trovo gli occhiali, scusatemi. Primissima formula, insomma, quindi proprio... No, non lo userò veramente da una vita, però qualcosa l'ho usata, perché vedete che c'è un po' di, diciamo, di una goccia d'acqua per semplicemente per dare un minimo di ossigeno. Nel frattempo qui non ho molti rasoi, quindi, ma neanche a casa, in realtà ne ho meno di tanti, quindi ho tenuto solo tra virgolette pochi, perché sono centinaia, ma di quelli essenziali o quelli invendibili, cioè il Fatima non è che vai a vendere a 10 euro, chi se ne frega. Il lupo della Razorock, il lupo, eccolo qua. Questo è un rasoio che mi ricordo che fu molto atteso e creò molte aspettative, perché si pensava fosse un clone del Wolfman. In realtà è diverso dal Wolfman, io ho avuto anche il Wolfman, scusatemi qua. Ho girato il bianco, vedete, ho girato il bianco. Il Wolfman non è in realtà come il Wolfman, però ha caratteristiche diverse. Con estrema prudenza, anche qua non ho molta scelta. Non è che... Queste qua sono veramente The Gentleman, spero che si veda, che mi furono date quando acquistai nella confezione il Pearl Razor, quello indiano, che un po' ricorda il Rex, insomma. E non è che, diciamo, l'esperienza che ho avuto precedentemente mi ha entusiasmato, però dico, boh, proviamo, tanto voglio dire, male non ci faremo, giusto? Male non ci faremo. Ecco qua. Allora, ovviamente partiamo da capo, apriamo il rasoio, inseriamo la lametta nei due prigionieri, ecco qua, il nostro lupo, spero che non si legge bene perché devo tenere bassa la risoluzione perché sennò non carica, e l'altro deve. Lupo, lo leggo io, made in China, chiaramente, no, made in Canada. Assolutamente smentisco, made in Canada, lupo 72, eccolo qua, in tutto splendore.
bel rasoio, se ho deciso di tenerlo c'è un motivo, ma vediamo come se la mette qua. Mi scuso ancora per questi, con l'alcol non sono ancora andate via, ma andranno via. E mia moglie pensava facessi danni molto peggiori, quindi devo dire che sono molto soddisfatto del mio lavoro. Allora, che pennello usare oggi? Ma sono un po' indeciso. Che pennello usare? Ma usiamo un pennello sintetico o parasintetico? Sono molto indeciso, alla fine userò un pennello sintetico, no, di tasso, di tasso. Un pennello della DS Cosmetic che non userò da una vita, eccolo qua, arancione, molto anni 70 secondo me. L'avevo preso per questo, o forse me l'avevano mandato, perché è l'unica collaborazione, tra virgolette, a costo zero che ho avuto, che semplicemente mi mandavano i prodotti. Era. E lo bagniamo un attimo con acqua calda, e in realtà i tassi, anche qua, non è vera la storia che vanno strabagnati, vanno. Sì, diciamo che ecco, forse con 4 minuti di bagno li avrei fatto bene. Ma come potremo vedere, sono sicuro, ve lo anticipo, non succederà niente, anzi monterà, farà il suo lavoro, se lo sto bagnando molto, molto bene, lo sto con acqua neanche troppo calda, ma generalmente 4 minuti, 4 minuti. Ecco qua, adesso andiamo a pennello umido, eccolo qua, ma già, vedete, e saranno anni che non lo tocco. Vediamo con il sapone di Donato, primissima formula, primissimo tutto, primissimo, 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 e però vedete che monta. Possono perdere un po' di fragranza, cioè magari non è la stessa di quella di 5 anni fa, però alla fine funziona. Ma questo come pensano anche altri, voglio dire. Guardate, cioè, non c'è acqua praticamente, l'ho tolta l'acqua che avevo messo dentro. No. Ecco, forse la fragranza ha virato un po', ma aggiungiamo un po' d'acqua sul pennello, ma non. Come dicevo l'altra volta, come meccanica. Ecco qua, iniziamo. Ecco, queste lamette sono un po' gratterine. Il red point penso che sia non garantito debut. Mi asciugo un attimo le mani però per non sbagliare niente, sbagliare niente è impossibile. Grattano, poi magari.
sì, gratticchiano, eh. Non sono lami molto gentili. Il pelo lo acchiappano, anzi fin troppo. Però, a differenza di altre lame, cito le mie preferite, le Astra, Blu, le Rapira, dico per dire, non c'è quello scorrimento fluido e regolare, c'è questo cracra. E vabbè, il pelo è andato, dai. Ed è già qualcosa, una patina. Vi ricordo, se volete acquistare prodotti dei partner del canale, tutti in descrizione. Se volete appunto contribuire con qualche donazione, finché non attivo gli abbonamenti, che non so mai, ma questi qua mi sta facendo veramente girare l'anima. Anche un euro, non è questione. Tutto viene finalizzato, anche se qualcuno mi ha detto chiedo l'elemosina, no? Qualcuno mi ha scritto, vabbè, chiedo l'elemosina, no? Chiedo l'elemosina. No, 100 lì, dammi. Faccio pena, perché scherzo naturalmente. Quel signore è stato bannato, perché a me l'elemosina non me lo dica nessuno, cioè, anche perché non è quello il senso. Comunque, chi vuole fare l'elemosina è ben gradito, ma verrà ricompensato, tra virgolette, con... Ecco, scrivetemi nei commenti, vorrei questo set qua, ecco per dire, o quello là. E poi facciamo magari una maggioranza, io riconto, e a seconda della cifra racimolata, vediamo cosa riusciamo a fare. Fra 10 giorni più o meno. Io 20 euro li metto. Vi dico esattamente quanto ho preso. Cioè quanto mi avete donato. E quanto ho pagato i prodotti, che appunto, e questo vale per tutti i prodotti nei vari stores associati al canale, possono essere acquistati con uno sconto, dando una mano al canale stesso, ovviamente anche. Chi non l'ha fatto, metta mi piace al canale per avere più visualizzazioni. Ma che dire? All'inizio queste lamette mi facevano molta massima sospicione, come dicono i latini, forse non mi ricordo gli ideali. Però poi, a parte il red point, che era d'ordinanza, ma la trattava tanto, adesso irrita, però rifiniamo. Ecco qua, ho irritato un po', è gratto, cioè, ecco, diciamo così, non sono la mette, però mi hanno veramente tolto via tutto, Bene, ce l'abbiamo fatta! Allora, sciacquiamo il viso. Sciacquiamo gli arnesi, gli strumenti del mestiere, per quanto possibile in questo tempo ridotto.
Ah, che fresco. Tanto qua oggi fa fresco in montagna. Finalmente un clima semiautunnale. I giorni scorsi piogge. Ma oggi no. Almeno stasera magari sì, oggi no. Ma ci giudicherà voi, a parte questa irritazione, perché comunque grattava tanto. Questa lametta non, io onestamente non ve la consiglio. Cioè non... Partiamo dal sapone. Allora, ha i suoi anni, ma dice la sua. Legno di sandalo, eccolo qua. Donato, eccolo qua, mentre sta affilando, anzi sta scoramellando il suo rasoio. Lui è un amante dei rasoi, mano libera. È chiaro che, allora, secondo me la fragranza non è più la stessa. Però, cioè, se uno non è interessato proprio alla fragranza, anche un sapone di 5 anni funziona. Questo è il discorso. Quindi, diciamo, promosso, cioè, nel senso che comunque, perché non usarlo? Cioè, non, no? Il rasoio che adesso ho perso, qua. Il lupo, secondo me, è un agnello, perché ha domato queste lamette, queste The Gentleman, che onestamente devo dire che hanno grattato alla grande, cioè proprio, e ho avuto qualche difficoltà, tra virgolette. Stiamo sempre parlando di scherzi, cioè quando dico tecnica non è che stiamo parlando di Formula 1, dico qualche difficoltà tecnica, c'è qualche abilità tecnica che ho usato, qualche accorgimento, diciamo così. Adesso l'ho già. Ecco, perso un pezzo. Comunque l'ho già asciugato e adesso lo rimonto. Questo è il cane che ovviamente non sopporta che io mi sollazzo i miei video, anzi, ha capito che mi rompo le scatole, quindi dice smettila. Lupo, Razor Rock 72, made in Canada, non in Cina, attenzione, molto importante, che poi cambia niente, però. La lametta, ripeto, io questa adesso la sciacquo, quella butto, ma chiaramente è quello che è, cioè, sì, rade, però irrita, gratta proprio. Poi sarò io che non sono capace, non lo so, qualcun altro si troverà benissimo. Io, poi a caval donato non si guarda in bocca, perché me l'hanno regalata appunto con il, acquistando questo Pearl Resort, che tra l'altro è ottimo. E magari lo useremo prossimamente in montagna. E quindi voglio dire, vabbè, niente di che. Non... E poi, vabbè, qua siamo sullo, andiamo sul sicuro. Tasso di montagna. Avete visto? Fermo da anni. Una bagnata ha fatto il suo lavoro. Colori vintage, questo arancione anni 70, bianco-arancione anni 70. DS Cosmetic, eccolo qua, shaving brush. Non so se si vede, perché c'è questa luce anche terribile. Eccolo qua. Che fare ancora? Un buon per stasera, che mi aspetto una bourguignon, quindi voglio essere un po' qualcosa di elegante, qualcosa di esclusivo, qualcosa di più profumo che aftershave, però vabbè, chi se ne frega. Qui siamo su livelli alti. Farmacia della Santissima Annunziata. Cuoio fiorentino, eau de parfum addirittura. Eau de parfum. Il cuoio di Firenze, quindi è anche caldo, no? Perché questa sera è un po' fresca. Eccolo qua. Qualcuno mi dirà che sono pazzo a usare un eau de parfum come aftershave. Però io lo trovo eccezionale. Farmacia Sessione, cuoio fiorentino. Guardate che bella confezione. Dov'è che si legge? Firenze, Italy. Qua sì. Ecco, entrambi dal 1561. Dicono così. Eccolo qua. Questo è un eau de parfum, cioè io lo uso come aftershave, immaginatevi. Bene,
Io vi ringrazio. Quindi chi, scrivetemi quale set, quali set vorreste che venissero acquistati con i proventi di chi generosamente, io non so se fare i nomi o non fare i nomi, fare i nomi in battesimo, perché non voglio mettere in imbarazzo nessuno, magari avranno contribuito, io metterò i miei 20 euro, non c'è nessun problema, e vediamo se riusciamo a farne uno o due set, e ditemi, scrivetemi, magari quelli che prenderanno più punti, sarà o il primo il o il primo e il secondo, verranno acquisiti e quindi voi provati. Un bacione a tutti da Firenze, come il cuore fiorentino, buona domenica e soprattutto buona barba a tutti, mettete like, mettete tutti i vari... via, buona barba a tutti.